Dopo 6 mesi siamo pronti per verificare il risultato dell'ardo di colonnata, o perlomeno una cosa simile. L'ardo che noi facciamo in Calabria poi si scopre che è anche molto simile a quello che fanno di colonnata, anche se noi utilizziamo il tinello e loro utilizzano un altro sito, più strutturato sicuramente con marmo. Noi invece utilizziamo i nostri tinelli molto antichi. Addirittura questo si chiamava Menzetto. Questo grande piatto ci avrà almeno 120 anni e con questo piatto si consumavano praticamente le pietanze tutti insieme. Cioè, si metteva il cibo in questo grande piatto, poi tutti quanti con delle forchette, cucchiai, li tiravano in mangiare. Adesso tutti riosi e tutti quanti con le mascherine e tutti disinfettati. Questo ovviamente è più moderno, ma avrà anche i suoi 50-60 anni. Adesso noi che facciamo? Dobbiamo valutare il risultato. Abbiamo anche ogni tanto messo un po' di acqua, un po' di salamoia per tenere sempre umido il nostro lardo. Adesso siamo sul punto di verificare il risultato. Anche questa crosticina che vedete non c'è nulla di anormale. Bisogna anche sentire il profumo e vediamo adesso quello che è successo. Ok, adesso possiamo verificare quello che è successo. Con questo cucchiaio possiamo cacciare un po' di questa, facciamo una mezza pulita così, e con questa pinza cerchiamo di, ecco qua, si è rotto, fa niente, non c'è importanza. Adesso noi possiamo pulire la parte che non ci servirà, tutte queste, anche sale che si è praticamente vetrificato, ecco, ma quasi in maniera abbastanza umido ed è giusto così. Il segreto sta anche tenerlo umido durante 6 mesi perché altrimenti asciugherebbe troppo, quindi non andrebbe bene. Ovviamente con, sempre con del sale. Abbiamo messo sia sale grosso sia sale fino. Ok, adesso ci troviamo in questa situazione. Possiamo avvicinare, noi dobbiamo adesso cercare di, vedete, con questa pinza di farlo uscire, vedete, ecco il nostro lardo finalmente. Ok, noi adesso possiamo pulire un po', sempre anche con i guanti in questo caso, vedete, ci facciamo una mezza pulita così e questo è già, si potrebbe dire, pronto per essere anche messo in sottovuoto. Ok, adesso noi preleviamo tutti i pezzi, facciamo sempre una piccola pulita, facciamo un po' di sale in eccesso così, poi verranno un pochettino pulite ancora con un panno pulito. Sempre con la pinza possiamo spostare e prelevare tutti i pezzi. Anche l'aglio adesso che è sovrapposto si può cacciare tutto. Ecco qua. Ecco qua. Sembra poco, ma è veramente tanto. Molto serrata era la cosa, quindi sicuramente abbiamo un bel po' di lardo. Di grandissima qualità. Ecco qua. Non bisogna sciacquarlo sotto l'acqua adesso perché è importante lasciare sempre la salamoia perché se cominciamo a mettere acqua non va bene più. Una pulita ancora con un panno e ci siamo. Bel pezzo questo qua. C'è anche un po' di magro, ma poco poco, giusto per
Questo è grasso proprio di quello buono perché è veramente molto alto, supera anche quasi i 4 centimetri. Adesso siamo alla fine. Questo ovviamente è a livello casalingo di come fare il lardo di colonnata, che in qualche modo è molto simile a quello originale. Non ci vedo una grande differenza. Rendete conto in un tinello quando ce ne va, viene messo molto serrato. Non ci potete credere quando mi invite praticamente un grande piatto di lardo. Sono anche delle spezie che abbiamo messo, ci sono dei video che abbiamo fatto vedere tutte le sequenze. Ecco qua, vedete. Questo lardo si può mangiare un anno, avere le giuste proteine e poi ovviamente il suo grande sapore. Poi si potrebbe anche utilizzare per arricchire piatti, insomma, si può fare tanta cosa. La cosa principale, oltre alla preparazione, anche avere tutti i passaggi, è quello di trovare il lardo quello buono. E il nostro lardo, come si presenta? Vedete? Posso assicurare che il profumo è veramente fantastico, non presenta nessuna muffa, nessuna infezione assolutamente. Ok, adesso con questo panno molto pulito, chiaramente dobbiamo fare in modo di fare un'altra pulita. Puliamo perfettamente, non è che deve essere proprio lucidato, però tacciamo, diciamo così, il grosso, quella minima essenza di aroma ci può anche rimanere. Giusto, giusto nei lati, così e siamo pronti. Ecco la nostra carna salata alla calabrese, molto vicina, se non addirittura identica, a quella del lardo di Colonnata. Si presenta con i suoi profumi e aromi, quindi lasciamo anche una spolverata dei suoi aromi. Abbiamo cacciato il grosso del sale, tutto quello che c'era. Adesso è pronto per essere messo in sottovuoto. Con questo lardo si possono ottenere tante pietanze, si può mangiare a crudo, chiaramente sottile, e può arricchire tanti piatti, insomma è una cosa veramente eccezionale, tra l'altro molto nutriente e che è un grande valore gastronomico. Ok, adesso l'altro passaggio è quello di utilizzare queste buste. Io ho questa a disposizione, se le avete più larghe forse un po' meglio. E si possono creare i tranci che volete voi, sia per la vendita sia per utilizzo personale. E li mettete sottovuoto, può durare almeno un annetto, forse anche 2 anni se è stato fatto in maniera eccellente. Ecco, questo passaggio lo facciamo vedere alla fine, è superfluo vedere adesso la sequenza del sottovuoto. Ecco il nostro lardo di colonnata, ho tagliato qualche fettina, la cosa che emerge è che si taglia in maniera molto morbida, anche la pelle si taglia perché è stato veramente ammorbidito, quindi risulta abbastanza stagionato, ma allo stesso tempo abbastanza morbido, quindi è un qualcosa di veramente squisito. La parte alta va grattata ogni volta che ancora c'è un po' di sale, ma la lasciamo comunque per proteggere. E si può gustare così, vedete, sembra quasi prosciutto, ma non è prosciutto. È un sapore veramente morbido, così sono tutti i profumi commessi, ecco. Giusto anche di sale. Ovviamente, proprio perché si tratta di carne salata, si sente anche un po' il sale, chiaramente. Quindi bisogna farne un utilizzo parsimonioso e con fettine molto sottili. Ecco la nostra carne salata, molto simile al lardo di Colonnata, se non addirittura identica. Si presenta adesso bella invitante.
come sono venute belle questi tranci con giusto lardo, con gli aromi professionale. Adesso saranno messi in frigorifero, chiaramente è sempre bene tenerli in frigo, un armadio frigo, perché è sempre importante visto che comincia a fare caldo. E si possono consumare questi tranci entro 2 anni più o meno. E si può gustare con dei grisini e quindi anche come aperitivo, volendo come snack. Sicuramente di grande, grande gastronomia e di grande qualità. A voi tutti una buona giornata da Michele Expert. Alla prossima occasione da Acquaparati, provincia di Cosenza.